l'opzione non mostrare più questi ad e voi rankerete meno, ok, per quanto riguarda appunto l'asta su Facebook, perché vi ricordo che Facebook è un sistema d'aste, quindi voi dovete competere per la stessa quantità di pubblico con altri competitors. Ovviamente quello che dovete ambire voi è rankare il più possibile i vostri ads e ovviamente fare le cose nella maniera giusta. Abbiamo detto frequenza fondamentale, quindi 2-3 massimo. Infine qui abbiamo il punteggio di pertinenza degli ads, ovvero lo score di rilevanza dei nostri ads, che ci dà appunto il punteggio di quanto gli ads siano efficienti per il nostro pubblico, ok? Quanto da 1 a 10 vadano a combaciare appunto con il pubblico desiderato, quanto l'ad piace, quanto attira appunto persone al nostro sito web, quanto è alto l'engagement, diciamo è un punteggio generale che ci dà appunto l'idea di quanto l'ad sta performando, quindi quanto il nostro annuncio sta funzionando. Ovviamente ragazzi, voi dovete avere il punteggio più alto possibile. Da 1 a 10 ovviamente il massimo è 10, quindi se vedete per esempio l'ad il punteggio è 3 o 4, cambiate tutto, tutto l'ad, rifatelo da 0, oppure può essere anche che il pubblico non sia appunto, non abbia risonanza con il vostro ad, oppure potete anche cambiare pubblico, ovviamente dipende da quello che state, da chi state targetizzando, da quello che state vendendo, e quindi capite bene quanti dati e quanti parametri dobbiamo tenere in considerazione, perché ormai Facebook Ads sono diventati una nuova scienza dell'advertising che va assolutamente studiata e va padroneggiata a dovere. E chi vincerà infine su Facebook sarà principalmente chi sarà in grado di adattarsi ai cambiamenti che ogni giorno vengono su Facebook, su questa piattaforma. E appunto proprio come nella legge di Darwin, sopravvive chi sa adattarsi agli aggiornamenti, ai cambiamenti di questa piattaforma che è in continua evoluzione. Quindi ragazzi, per questo dovete rimanere sempre aggiornati come faccio io, ed è proprio per questa ragione che il mio corso è aggiornato al 100% ogni volta che esce una novità su Facebook Ads, su Google Ads, su Shopify. Andrò a inserirla direttamente nel corso, in modo appunto da tenervi sempre aggiornati sui cambiamenti che stanno avvenendo nell'ecosistema del nostro business, del vostro business online, che ovviamente ragazzi è fondamentale. Se non volete soccombere, dovete rimanere aggiornati ragazzi, ve lo ripeto e ve lo ripeterò sempre, e ovviamente io vi aiuterò a farlo, quindi senza tutte quelle informazioni inutili, dettagli che non ci servono, ma solamente andiamo a focalizzarci su quelle cose che funzionano realmente, che sono testate e che ci porteranno direttamente a raggiungere il nostro obiettivo. Ragazzi, abbiamo spiegato tutti i parametri uno per uno, penso di non aver lasciato dietro nessuno. Ovviamente sapete già quanto io voglio aiutarvi, e se voi piacere essere aiutati e volete essere aiutati, basta che mi scrivete le domande, i dubbi, qualsiasi cosa sotto giù nei commenti, vi andrò a rispondere personalmente a tutti i vostri quesiti, a spiegare esattamente come creare le vostre campagne Facebook CBO di successo. Quindi ragazzi, basta che vi iscrivete proprio al mio canale in questo momento, attivate la campanellina delle notifiche proprio qui sotto e partite alla grande a vedere tutti i miei video, tutti i miei tutorial che vi aiuteranno tantissimo. Vedete qua, già alcune ci sono, tuttavia adesso vi insegno brevemente come impostarle. Andiamo qui, personalizza colonne, per essere sicuri che avete quelle giuste, ok, errore. Qui andrete a inserire, quindi per ogni voce andrete a inserire CPM, sicuramente già c'è, vedete qua. Quelli mancanti li andrete a inserire voi, per esempio sicuramente manca il ROAS, cioè vediamo ROAS, eccolo qui, infatti ROAS, adesso vi spiegherò che cos'è ROAS, fate applica e qui alla fine otterremo il ROAS. Quindi qui abbiamo le nostre colonne del ROAS. Ora ovviamente io vi ho messo solamente quella del ROAS, però voi dovete mettere tutte queste qui, quindi le andate a cercare uno per uno.
Quindi basta che cercate, ripeto, una per una tutte le voci e ve le mettete qui nella vostra sezione colonne, ok ragazzi, e utilizzate ovviamente, analizzate i dati provenienti da quelle colonne, ok, in particolare il ROAS, che ricordo ROAS è come abbiamo detto qui, ROAS, che significa letteralmente ritorno sulla pubblicità, ok, sulla spesa pubblicitaria, ok, come abbiamo definito la scorsa volta. Vedete qua il break even ROAS, il diciamo il ROAS minimo che vi serve per non andare in perdita. Quindi la colonna più importante del ROA ce l'abbiamo, qui abbiamo la colonna relativa agli acquisti, la colonna acquisti del sito web e se avete l'app mobile, ok? Quindi qua ovviamente tutti dal sito web, abbiamo detto, quindi vediamo qui abbiamo ROAS per quanto riguarda il retargeting 6.4, la campagna conversione 2.2 e direi che non ci possiamo lamentare. Quindi cosa vuol dire questo valore qui? Che abbiamo investito un euro e ne abbiamo tirati fuori da Facebook 2.2, o in questo caso 6.4. Quindi capite bene che per ogni euro investito noi otteniamo 6,40 euro come per magia da Facebook, ok? Nel nostro sito web convertiremo per 6,40 dalla campagna di retargeting, ovviamente 2.2 dalla campagna di call traffic, ok? Quindi abbiamo detto, ok, questo va bene, abbiamo spiegato brevemente, ovviamente ricordo ragazzi tutte le altre colonne qui, ok, mi raccomando, una per una inserite le vostre esatto, analizzare tutti i dati, mi raccomando. Parliamo ora della teoria universale degli annunci Facebook, quindi la teoria base che dovete sempre tenere a mente per utilizzare Facebook come forma, come piattaforma di advertising, ok? Quindi prima di tutto capite come funziona l'ecosistema Facebook e successivamente sarete in grado di vendere qualsiasi cosa. Quindi prima di tutto Facebook è una piattaforma di aste, come vi ho già detto tante volte, gli inserzionisti competono per spazi limitati, quindi significa semplicemente che per un numero limitato di persone su Facebook ci saranno diversi competitors che in base ovviamente al total value dei loro ads, che vi spiego nell'altro video, lo trovate sempre nel mio canale, iscrivetevi e mettete mi piace. Questo semplicemente significa che per un determinato numero di persone ci sono gli inserzionisti che dovranno lottare fra di loro per appunto con un sistema d'aste per far comparire il loro ad di fronte alle persone giuste. Come vi ho detto nell'altro video, appunto il total value, ok, il valore totale del vostro ad sarà misurato attraverso diversi fattori. Facebook appunto sceglie il migliore ad sotto vari punti di vista e mostrerà appunto l'ad alle persone che maggiormente saranno più facili di conversione, ok, che convertiranno maggiormente rispetto ad altre. Quindi ragazzi, fondamentale da capire che non siate gli unici, questo sistema d'aste è un sistema che voi dovete appunto padroneggiare e vincere, ok? Abbiamo detto inserzionisti competono in spazi limitati, l'asta non si basa quindi solo sul denaro ma anche sull'esperienza dell'utente, come abbiamo detto nell'altro video, esperienza dell'utente è basilare perché Facebook è una piattaforma social, quindi come tale deve rimanere social, ok? Ovviamente ci sono gli ads perché ovviamente vogliono, è uno strumento prima di tutto, è un business, quindi ci sono gli ads per generare ricchezza, tuttavia rimane comunque la base social, ok? Quindi ricordatevi sempre di mettere l'utente, il vostro cliente finale come appunto obiettivo. Il vostro scopo è il più piacevole possibile, ovviamente non fregare nessuno e non fare cose illegali. Quindi ragazzi, mi raccomando, riandatevi a vedere la parte del total value. Quindi come detto in precedenza ci sono diversi inserzionisti che lottano per lo stesso spazio pubblicitario e ovviamente sta a voi riuscire a vincere la concorrenza. Quindi gli inserzionisti vincenti sono quelli che testano incessantemente per trovare appunto il pubblico e le creatives di annunci migliori. Quindi proprio la base, ok, se volete e dovete utilizzare Facebook, ovviamente se avete un business, soprattutto e-commerce, gli inserzionisti appunto che hanno successo sono quelli che provano diversi tipi di pubblico e un sacco di creatives, quindi un sacco di angoli di ad diversi, magari il copy, cambiate il copy, cambiate l'immagine, cambiate il video, ragazzi è tutto un test Facebook, soprattutto perché proprio come è stato ideato
ci sono tantissime variabili che vanno a influenzare il pixel di Facebook, il successo di ogni ad, quindi ragazzi dovete prestare attenzione a ogni singolo elemento della vostra campagna e del vostro funnel in generale. Quindi ragazzi, fondamentale, come abbiamo appena detto, gli inserzionisti che vincono sono quelli che sono disposti a testare e soprattutto tipo di pubblico e creatives. È proprio per questo che l'importanza della rilevanza dei vostri ads è fondamentale. Quindi supponiamo che tu abbia una buona offerta, il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di migliorare la rilevanza dell'annuncio per ridurre i costi degli annunci, appunto. Prima di tutto identifica i migliori segmenti di pubblico che sono interessati al tuo prodotto e, cosa anche importante, ovviamente devi produrre nuove creatives di annunci per vedere cosa risuona meglio con il pubblico target. Quindi, come detto in precedenza, dobbiamo identificare il pubblico ideale e soprattutto creare ogni volta nuove ads, ok? Nuove creatives, nuovi angoli di ad, nuovi copy, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un test, ragazzi. Come nella vita, anche Facebook è tutto un test. Quindi la rilevanza la otteniamo semplicemente dall'equazione uguale a cosa vuoi dire più a cosa sono interessati. Quindi ovviamente voi dovete avere ben focalizzato nella vostra mente e nei vostri ad il vostro messaggio, quindi cosa volete dire, e soprattutto dovete capire appunto e sfruttare il fattore interessamento della vostra audience, ok? Quindi per fare questo avete bisogno di dati. I dati sono fondamentali, ragazzi, sono a base di tutto. È facile intuire perché i dati giocano un ruolo chiave nel nostro mondo, nel mondo del business, perché principalmente ci danno la possibilità di sapere a chi stiamo vendendo, quando stiamo vendendo, come stiamo vendendo. Facebook appunto raccoglie i dati su tutti coloro che visitano il tuo sito web, ritargetizzarli facilmente grazie al vostro pixel di Facebook, che appunto assorbe tutti i dati. E ovviamente ragazzi è uno strumento incredibile che possiamo utilizzare tuttora e che chiunque, qualsiasi imprenditore deve assolutamente utilizzare, in quanto vi assicuro che loro conoscono noi stessi meglio di chiunque altro. Quindi Facebook, Google, quindi tutti i social media sono una rappresentazione del nostro pubblico ideale che possiamo andare a targetizzare direttamente. Capite bene quanto potenziale ha questa cosa, questa piattaforma di advertising. Quindi una volta che abbiamo i dati, trovare il pubblico giusto è veramente facile, soprattutto utilizzando l'ottimizzazione dell'algoritmo di Facebook per quanto riguarda le conversioni, sia di